concerti, jazz, opere teatrali, presentazioni, mostre di ogni forma espressiva. Questi i grandi protagonisti del cartellone del teatro su Marte, a Somma Vesuviana, magistralmente diretto e guidato da Antonella Della Monica e Luigi Mastropasqua. La platea si compone di 400 poltroncine di elite, oltre che un'area prossima al palco, allestita e finalizzata per la degustazione di piatti e prodotti tipici o per serate di caffè Chantant. Ascoltiamo uno dei direttori ai nostri microfoni. Ciao, sono Luigi Mastropasqua, sono uno dei soci del Summarte. Diciamo che questa è una scommessa che stiamo cercando di vincere, puntando sulla qualità e cercando praticamente di coinvolgere quanto più persone possibile. L'esperienza nasce da dicembre, quindi siamo estremamente giovani sotto questo punto di vista, però stiamo cercando di darci un taglio. Il taglio è quello di cercare sostanzialmente di puntare, ripeto, sulla qualità. Abbiamo lanciato una rassegna jazz con 6 eventi, di cui 3 ne abbiamo già portati vittoriosamente in porto. Ieri c'è stata una manifestazione con Roberto Gatto, che forse è uno dei, anzi ha detto praticamente, dei critici di jazz e uno dei, dei batteristi, percussionisti più famosi d'Italia, e devo dire la verità, riusciamo a dare un'atmosfera molto 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 carina. La formula è quella là della cena spettacolo, riprendendo un pochettino i vecchi jazz club o i vecchi praticamente caffè Chantant, e quello era un pochettino il marchio che volevamo dare. La provincia sta rispondendo, Somma sta rispondendo, e abbiamo chiaramente un hus molto molto fertile, perché Somma comunque ha tantissime associazioni, tantissime giovani che studiano teatro, che fanno musica, e quindi diciamo che siamo riusciti sostanzialmente a canalizzare queste energie. Allora, la speranza ovviamente è quella di coniugare qualità ad altre tipologie anche di attività artistiche, tant'è vero che abbiamo dedicato uno spazio prettamente all'arte. Abbiamo già praticamente avuto 3-4 esposizioni e abbiamo dato libertà, tant'è vero che lo spazio praticamente è gratuito e chiunque vuole esporre, diamo la possibilità per un mese, 40 giorni, di dare queste esposizioni. Attualmente c'è una bellissima esposizione fotografica che si chiama Contaminazioni, che descrive un po' i 4 elementi: fuoco, terra, acqua e cielo. E questo praticamente ci completa un pochettino il Summarte, il cui spirito era quello di diventare un po' un centro polifunzionale. Diamo la possibilità ai giovani che vengono praticamente di suonare il piano e di raccogliersi qui praticamente cercando, leggendosi un buon libro o bevendosi un tè. Quindi lo spirito era quello, cercare di coniugare quante più cose possibili e di canalizzare quanto più energie possibili. Speriamo che la scommessa riusciremo a vincerla, ne siamo sicuri, visto quanto ci stiamo profondendo tutti quanti. Insomma. All'ingresso del teatro è poi presente il Summarte Caffè, uno spazio di accoglienza che, oltre a essere un luogo ideale per gustare aperitivi con l'ottima selezione di vini, è spazio dove si terranno incontri culturali, presentazioni di libri e anche jam session. Direttore artistico della stagione teatrale 2015-2016 sarà l'attore Lucio Pierri.